IPC, la prima A liceo classico, si trovano oggi qui per proseguire attività di alternanza scuola-lavoro. La nostra scuola ha organizzato un insieme di una serie di incontri in ambiti molto diversi. Oggi è la volta del giornalismo e l'obiettivo è quello di arrivare a capire la scrittura giornalistica e base, però insomma è un input che voi avete. Ringraziamo la BCC perché è da partner da sempre in queste nostre iniziative, ha capito la banca che l'alternanza scuola-lavoro deve essere vista come un'opportunità. Visto che alcuni di voi siano un po' disorientati, no? Perché il lavoro è qualcosa che si vede al termine di un percorso scolastico, in realtà lo spirito della legge è proprio quello di aprirvi gli occhi su quello che potranno essere delle opportunità da cogliere. Allora, l'attività, diciamo velocissimamente in che cosa consisterà. Coloro che parteciperanno a questo laboratorio saranno divisi in gruppi perché avranno l'incarico appunto di fare delle interviste. Noi adesso cerchiamo di capire come fare queste interviste. Le interviste, poi ci daremo un'occhiata, insomma, valuteremo, saranno pubblicate sul punto d'incontro. Quindi è un modo per coinvolgervi direttamente nella redazione di questa rivista, che è una rivista, come ha detto Benedetta, che ha la pretesa di raccontare un po' il territorio, perché la BCC è una banca del territorio, vicino alle aziende, vicino alle realtà sociali, scolastiche, associazionismo, eccetera. Questa è la teoria classica, penso l'abbiate già visto anche a scuola, le 5 W, chi, cosa, dove, quando, perché. In questo caso la teoria classica si applica di più ai pezzi di cronaca, cioè è successo un incidente, c'è stata una rapina, una cosa l'altra. Quindi diciamo un giornalismo che in questo caso, in questo ambito a noi non interessa molto. È vero che tutto sommato però tutte queste informazioni qua vanno sempre recepite, vanno sempre cercate, cioè io non posso parlare di un'azienda senza dire chi sia il titolare, senza dire quando sia nata, dove sia, il perché anche. Io scrivo un pezzo, sto facendo comunicazione, quindi il mio messaggio, la notizia, deve arrivare. Deve essere capita, perché se qualcuno legge bla 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 bla, poi cosa hai capito? Niente, io ho fallito, posso scrivere benissimo, ma vuol dire che il mio messaggio non è passato. Leggerla con calma, insomma, dovrei avere tempo. È vero che comunque un pezzo troppo lungo, dal punto di vista giornalistico, non funziona. Non funziona, diventa noioso, la gente non arriva fino al fondo, eccetera, a meno che io non sia proprio un super scrittore, però adesso non è questo il punto. Quindi, tutte le domande possibili, selezionare gli argomenti che secondo voi sono più interessanti per chi legge, dare le informazioni fondamentali che sono quelle che abbiamo visto all'inizio, con un linguaggio semplice. Perché l'inizio deve presentare la notizia? Sempre per la questione di prima, poco tempo, eccetera. Quindi se io devo raggiungere un pubblico, devo fare in modo che questa persona, che magari ha 5 secondi per leggere il giornale, in 5 secondi legga e sappia che cosa è successo. Io ho fatto il mio lavoro, poi dopo scrivo tutto come è successo eccetera, ma l'importante è la notizia all'inizio. Ma dietro però, tempo medio di lettura di una pagina di un quotidiano sono, mi sembra, 20 secondi. Cioè, vabbè, visto. Vabbè, ho letto il giornale. Io quindi in quei 20 secondi devo intercettare l'interesse di chi legge e possibilmente farlo fermare più di 20 secondi. Io vi chiedo di fare l'attacco di un pezzo che racconta quello che è successo oggi. Mi raccomando, non si è svolto, c'è stato dopo magari. Fino adesso, ammesso che siate già riusciti a cogliere qualcosa, ma qual è la parte più importante? Cos'è che voi scrivereste su un giornale relativamente all'incontro di oggi? Come scrive
scrivere un articolo di giornale? Alberto Brieri, giornalista del Punto d'Incontro, spiega agli alunni del Valdessano Roccati i segreti del mestiere, informare ed essere avvincenti. Obiettivo dell'incontro è quello di ampliare il bagaglio di conoscenze dei ragazzi impegnati nel progetto di alternanza scuola-lavoro. Buoni, completamente diversi. Qualcuno parla anche, ad esempio, delle due ore come sono state investite. Qualcuno amplia il discorso e parte da un discorso più ampio, alternanza scuola-lavoro, per arrivare al discorso di oggi. Benissimo. Qualcuno ha fatto in un altro modo, qualcuno ha elencato le cose, i segreti, insomma. Perfetto, qualcuno mi ha dato del noto giornalista, quindi 10 subito.